I nuovi regolamenti tecnici 2012, focalizzati su scarichi e muso, hanno indirettamente una ricaduta sull'utilizzo dei pneumatici. Lo scalino tra muso e scocca, o una linea di cintura continua ma più bassa, modificano l'equilibrio deportante della monoposto. Cambia l'assetto aerodinamico ed insieme il bilanciamento vettura. L'eliminazione degli scarichi con soffiaggio sul fondo, capaci di aumentare la deportanza al retrotreno, con il nuovo posizionamento alto riducono le prestazioni di carico, spostando in avanti il centro di pressione. Più deportanza sull'asse anteriore significa disporre di maggiore direzionalità e precisione di guida in curva, come nei cambi di direzione a medio-alta velocità. A fronte di questo spostamento di carico, il retrotreno più leggero rende critico il lavoro dei pneumatici posteriori, sottoposti a fenomeni di slittamento trasversale in curva e di pattinamento in accelerazione. Un aspetto da considerare è l'adattamento del pilota ad un assetto vettura più difficile ed estremo. La tecnica di guida richiesta per controllare il retrotreno nei fenomeni combinati di pattinamento sovrasterzo definisce un ulteriore livello di stress sul battistrada che si trasforma in maggiori temperature di esercizio. Le nuove carcasse, realizzate per rendere più uniforme lo sfruttamento del battistrada anche in condizioni d'uso estreme, compensano gli effetti derivanti delle limitazioni tecniche e riescono a soddisfare in pieno la tecnica di guida sempre più sofisticata e aggressiva dei piloti.